Allora, eccoci pronti per l'approfondimento sportivo. Quest'oggi, assieme a Bernardo Godotta, che ho strappato dalla redazione, parliamo dei mondiali, di calcio. Allora, cominciamo subito con una mia curiosità. Le testate giornalistiche nazionali si occupano moltissimo anche e non soltanto per le questioni più prettamente di campo, eccetera. Allora, posti i problemi che riguardano i diritti civili, posti i problemi che riguardano anche le morti sul lavoro durante la costruzione degli impianti, eccetera. Posto anche il fatto che magari in alcuni casi un po' di dietrologia è sempre dietro l'angolo e per certi aspetti fa anche bene, ma insomma, può essere che questa nostra attenzione così spasmodica nei confronti di questo aspetto dei mondiali dipenda dal fatto anche che noi non ci siamo? Può anche essere, sì, perché non avendo, diciamo, l'occhio puntato sulla squadra, l'allenatore, la federazione nostra, le curiosità, gli infortuni, il mercato, i club che possono dire i giocatori si stancano e quello e quell'altro, cosa che fanno lo stesso, perché tanti Sì, in ogni giocatori caso. stranieri giocano Ah, beh, sì. nelle squadre di club italiani, probabilmente una parte mediatica italiana che non commenta un'Italia che non gioca, allora sì, va a puntare sulle altre squadre perché è giusto dare la cronaca di quanto sta accadendo, è giusto anche fare il pronostico, analizzare le grandi favorite, come stanno muovendo. Ricordiamo, cioè, ha fatto rumore la sconfitta Dell'Argentina. dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, quindi è chiaro che dopo c'è un racconto anche di campo. Però, visto che l'Italia in campo non c'è, Mancini in campo non c'è, i giocatori in campo non ci sono, l'attenzione per un corollario intero di racconto di questo mondiale va anche su altri aspetti. E gli altri aspetti, visto che è un mondiale insolito per la tempistica, non si gioca d'estate, ma si gioca a ridosso del nostro inverno. Con tutte le polemiche di cui tu hai fatto già premessa, diventa un racconto che mischia sport e cronaca, se vogliamo. Quindi sì, c'è anche questa Io ho componente. questo sospetto, insomma, perché un po', voglio dire, è anche comprensibile per altri versi. Tra l'altro, tu hai accennato alle favorite, no? Non è abbastanza, come dire, usuale che all'inizio del campionato una delle favorite magari non faccia subito una bella figura, quindi la sconfitta dell'Argentina. Forse magari, come posso dire, fa specie la sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, Quello cioè fa contro una squadra specie. che non ha tradizione, Se eccetera, però. l'Argentina avesse pareggiato o perso con una squadra che, diciamo, fra quelle europee che conosciamo meglio, Sì, che poteva la essere nel Polonia, suo visto che girone, la non Polonia, sarebbe stato. o volendo anche il Messico, allora era comunque clamoroso che l'Argentina di Messi, di quello, di quell'altro, perdesse. Ma l'Arabia Saudita è storicamente una squadra che ai mondiali abbiamo visto molto poco. Poi, vabbè, insomma, anche l'Italia la vedevamo sempre, non la vediamo Sì. già da 8 anni, però vabbè. E quindi fa specie forse più il fatto che abbia perso con l'Arabia Che Saudita, che non che abbia abbia perso, perso, sì, quello sì. certo. Poi è chiaro che è curioso come una delle favorite, col Brasile, la Germania, la Francia. E buttiamoci dentro anche l'Inghilterra, perché comunque è finalista di un europeo, è una squadra costruita per andare avanti, però poi l'Inghilterra anche lì nel suo cammino storicamente ha avuto sempre molta sfortuna o anche molta non bravura, Sì. perché c'è da dire anche questo, ma fra le favorite fa molto rumore che l'Argentina cada contro un'Arabia Saudita, che diciamo nelle edizioni non abbiamo mai visto come una squadra che poteva vincere anche la partita. Anche se ho letto, non mi ricordo dove, da qualche parte, probabilmente lì si tratta anche di spigolature, ma dice, guarda, attenti perché i guadagni dei nazionali dell'Arabia Saudita sono piuttosto alti, e quindi I non è che premi, proprio la Cenerentola, sì, sono più i no, sì, i premi premi, perché, non è una Cenerentola da quel punto di no, vista. ma sono tante motivazioni che spingono poi delle squadre a far di più di quello che il pronostico vuole dire o che la storia vuole raccontare, perché ci sono poi manifestazioni che si svolgono in un paese dove stranamente quei paesi là dell'area danno qualcosa di più. Da un lato ci si sente accompagnati da un tifo perché
siamo lì, nel senso si gioca in Qatar, ma stiamo parlando di Iran, Arabia Saudita, Qatar stesso, certo, che essendo paese ospitante è qualificato in automatico, e quindi qualcosa in più viene anche dato dal tifo, dal fatto che si gioca in un clima, diciamo, conosciuto, e poi dalla volontà di far bella figura in casa propria o nei paesi limitrofi, anche avvalorati da bonus economici che fanno, insomma, diciamo, perché spingono i giocatori a dare qualcosa in più. Non sottovalutiamo del tutto, adesso non stiamo dicendo che sono favorite o cose, perché è inutile mentirci, ma non sottovalutiamo del tutto le squadre di quei paesi, anche perché proprio forti di un valore economico che non tutte le nazioni possono vantare, riescono a prendere allenatori europei, preparatori sudamericani, cioè c'è un mercato anche dello staff, certo, alle spalle di squadre che non hanno un blasone perché non hanno vinto oppure non hanno mai realizzato prestazioni da competizione. Però, sai, se un'Arabia Saudita prende un allenatore francese, dietro c'è una costruzione. Sì, sentivo questa mattina il discorso sui recuperi, che è qualcosa di abbastanza particolare, insomma, no? 14 minuti di recupero, 20 minuti di recupero. Sì, un'altra partita. Un altro tempo. Oppure un episodio un episodio della serie TV, esatto. Però sentivo che si accusava, diciamo, della necessità appunto di tanto recupero. Intanto dice si perdono 2 o 3 minuti per l'esultanza dopo il gol. Questo perché è spettacolo, è spettacolo, quindi si vuole il recupero. Allora, diciamo, qual è la regola basica del recupero per come noi storicamente in Italia l'abbiamo conosciuta? Okay. A ogni sostituzione ci sono 30 secondi di recupero. Moltiplica il fatto che le sostituzioni nel mondiale sono 5 per squadra, sostituzioni per squadra, non sempre vengono fatte tutte, però potrebbero già 4 minuti. Però sarebbero già 4 minuti perché poco, sono 2:40, esatto. 2:50, poco meno di 4 minuti. Mettici i cartellini, che sono altri secondi di recupero, mettici una visione e gli infortuni, mettici una visione della partita che può essere spezzettata da tanti falli, con palloni persi che vengono recuperati. Sì. Quindi diciamo che il recupero può in questi casi arrivare comodamente a 6 minuti. Attenzione, nel campionato di Serie A 6 minuti di recupero sono già tanti, troppi. Mediamente sono sempre 3, quando sono 5 già c'è qualcuno che dice 5, quando però vedi 14 o 20, favorire lo spettacolo, permettere un'esultanza più lunga, permettere anche alle TV di riprendere l'esultanza del giocatore, la panchina, l'allenatore, i supporter, vuole diluire il tempo di esultanza e di spettacolo e dopo dover recuperarlo nella parte di recupero. Solo che il recupero così lungo, in qualche modo, lasciami questa metafora, perde un po' il romanticismo del 90° minuto, perché arrivato al 90° mentalmente il giocatore dice ci siamo quasi, poi c'hai un quarto d'ora da giocare. Un quarto d'ora è un tempo supplementare. Quindi alla fine. Ma si arriverà come alcuni, non so se temono o auspicano, al tempo, come si dice, tipo quello della pallacanestro, cioè al tempo pieno, qual è l'esatta definizione? Cioè al tempo effettivo al di tempo gioco. Effettivo di gioco, si arriverà o è piuttosto difficile? Secondo me no, secondo me nel calcio no, c'è nella pallanuoto, c'è nell'hockey, c'è nel basket dove fermi il tempo, nel calcio non la vedo difficile. Ci potrebbe stare come esperimento, perché così vedi, ma secondo me no. No, per una questione culturale. Tra l'altro, posto che i due giocatori più attesi a questo mondiale, più per la carriera che per quello che hanno espresso in quest'ultima stagione, dove mi sembra che nessuno dei due è andato benissimo, Messi e Ronaldo. Poi sì, vivono due situazioni diverse ma difficili al contempo. Ronaldo ormai ha rotto col Manchester United dopo la polemica con l'allenatore, dopo aver... Chi è l'allenatore? Non mi ricordo... Non Guardiola, io confondo sempre... Non mi ricordo cosa lo c'era. Il problema è che Ronaldo è tornato al Manchester, dove lui è comunque... non è esploso, ma è cresciuto in maniera importante,
ma non ha trovato più l'ambiente che lui aveva lasciato. Non c'era più Ferguson, non c'era più buona parte dei senatori della squadra. Lui è cresciuto in un Manchester dove c'erano Evrario, Ferdinand, Scholes, Solskjaer, i fratelli Neville, Rooney, che fra l'altro Rooney è stato quello che poi più lo ha accusato. Rooney allena da un'altra parte, ma erano compagni di squadra e fra di loro elettricità, ma Beh, veramente da tempesta Rooney. fra i due. Sì, Rooney non le manda a dire. Quindi Ronaldo che anzi, ha rotto con lo United, con praticamente tutta la squadra. Eric Ten Hag, quindi Ten deve Hag, essere sì, Ten un Hag, mi olandese, ricordavo, presumo. sì, Sì, olandese. ha rotto con l'allenatore, ha rotto con la squadra, la società non lo ha difeso, aveva quei tre dalla sua parte, che erano i vecchi, diciamo, che stanno. E quindi arriva un mondiale. Viene da dire da senza squadra, è chiaro che una squadra la trova, però non è bello, insomma, una carriera interrotta così in una squadra dove tu torni con nostalgia. E Messi? Messi ha dalla sua l'essere comunque sempre l'icona del calcio argentino, il giocatore forse eternamente atteso per la vittoria, quindi lui si carica un po' sulle spalle tutto ciò che non è riuscito a fare con la nazionale, ma che invece viceversa ha fatto con Barcellona, per dircela. Adesso il Paris Saint-Germain, dopo un inizio stentato. Un Paris Saint-Germain pieno di stelle, vedi Mbappé, vedi lui stesso, vedi Neymar. A fine, diciamo verso fine carriera, per Leo Messi siamo alle battute finali, un po' come anche come Ronaldo, che è più vecchio. Quindi c'è sempre l'attesa che lui possa chiudere con la vittoria al mondiale. Quindi diciamo Che l'ultima non ha, è che l'ultima chiamata. non ha. No, ok. E senti, sentivo sempre questa mattina, per quanto riguarda la Francia, Sì. l'hanno chiamata Francitalia, perché dice che sono Sì, perché ci parecchi, sono. questo potrebbe essere per noi una sorta C'era il di. titolo, mi pare oggi, no? Esultano i franco-italiani. Ah, ok, sì. Allora, ci sono giocatori che ieri sono andati a segno contro l'Australia, ieri è finita 4-1, la Francia è passata in svantaggio, poi ha recuperato, ha fatto gol, ne ha vinta di 4-1. La Francia ha dominato la partita di ieri, salvo i primi minuti, e si è visto che è una squadra veramente tosta ed è da finale, Ha insomma. recuperato molto la Francia rispetto, per esempio, bon, torno indietro di parecchio tempo, fino alla vittoria del Mondiale del 98, 98. se non mi sbaglio, era una nazione molto strana per quanto riguarda il calcio, Altalenava, altalenava molto, io altalenava. ricordo. Ricordiamoci che la Francia era nostra antagonista nel 2006. Sì, No? Nel sì, mondiale che ha sì. vinto l'Italia, la famosa testata di Zidane Materazzi, quindi è comunque squadra da finale. Ma prima, francamente, Prima era era una squadra strana, sì. altalenante, poi ha preso una sua solidità, anche forte diciamo, di una generazione di giovani, Ho capito. non del tutto francesi, i cosiddetti oriundi, che Sì. non è niente di male, ce l'hanno tutte le nazionali, e che l'hanno portata bene in alto. La Francia è sicuramente una squadra temibile oggi, perché franco-italiani. Perché molti Rabiot francesi. che gioca nella Juve, Giroud che ormai è diventato, raggiungendo Thierry Henry, il capocannoniere della storia della nazionale francese, che gioca nel Milan, Giroud non più giovanissimo, però attaccante centravanti del Milan, Rabiot che invece è centrocampista forte, talvolta inespresso della Juve, adesso si è ritrovato, è iniziato male anche lui la carriera con la Juve, ma si è ritrovato. Sono i giocatori che giocano in Italia e che stanno trascinando la Francia, quindi c'è un po' d'Italia nella Francia, se vogliamo Se dirla vogliamo proprio sì, ma è per. proprio una ciambella di salvataggio per dire che l'Italia in qualche modo è presente, ma non lo è. E E senti, il Belgio? il Belgio Che è calcisticamente una nazione bastarda, perché. Sì, il ricordo che hai Belgio, 1 a 1, ma guarda, il 0 a 0. Belgio nelle ultime competizioni, gli ultimi europei, i mondiali precedenti, era quelle squadre. Non di grido, ma molto temibili, Sì, perché perché aveva mettevano i giocatori, bastoni tra le ruote, sì, sì. perché mettono i bastoni tra le ruote, aveva giocatori forti, ma forti, che gli dici, guarda che quella nazionale ha quello, ha Witzel, Lukaku, De Bruyne adesso, che forse è quello che è proprio salvo fra tutti, è il portiere, il difensore, insomma, hai giocatori forti, però poi è andato avanti più del passato. Ma poi si è fermato là. Sì. Il Ho Belgio forse oggi è all'ultima chiamata di un ciclo. capito. Attenzione, se ne può aprire un altro, ma quel ciclo di quei giocatori è alle battute finali. Sentivo sempre, adesso io tutti quanti diranno, ma questo cosa ascolta? Io sento i giornali radio e insomma. No, questo l'ho letta invece, e un po', devo dire la verità, mi ha un po' sorpreso, perché insomma.
questa dichiarazione di Mancini che diceva ma l'Italia in quanto campione europea doveva andare di diritto ai mondiali. Insomma, mi sembra in 2 anni, perché ogni 4 c'è una competizione e in mezzo ogni 4 c'è un europeo e ogni 4 c'è un mondiale. E sono sfalsati di 2 anni. Sì. Quindi ogni 2 anni c'è una competizione fra europeo e mondiale. In 2 anni cambia un'eternità. Sì, non vedo perché di diritto deve andarci. Decisioni delle federazioni, io non la vedo come una cosa scontata, però. Una volta, adesso però anche qua posso sbagliare, mi sembra che una volta andava di diritto il paese ospitante. Anche adesso. Ah, c'è ancora questa. È il Qatar, per questo gioca. È il paese che ha vinto l'edizione precedente. È rimasto così. Sì. Avevo perso un po' la questa cosa. Il paese ospitante c'è sempre, sì. Ne abbiamo discusso già, credo un mesetto fa, ma giova tornare un attimo su questa cosa, anche perché nel frattempo appunto il campionato italiano è andato avanti. Questo stop fino a gennaio, perché se non mi sbaglio si riprende a gennaio, potrebbe rimettere in discussione gli equilibri fino a qui della Serie A, intendo, oppure... Potrebbe, c'è la Juve che si rifà sotto, per dire la verità. Va bene. Ci sono squadre che hanno tanti giocatori convocati in nazionale e che quindi possono avere, diciamo, un picco di stress fisico, certo, sì, anche psicologico. Sì, perché? E quindi non essere lucidi fisicamente e psicologicamente per la volata finale, sebbene a gennaio siamo all'inizio del girone di ritorno, sì, quindi c'è tempo, però accumuli stanchezza, se non hai una panchina lunga questo lo soffri. Ci sono squadre che hanno 7-8 nazionali, mi pare che il massimo sia la Juve che ne ha 8 o 9, ci sono squadre come il Milan o altre che ne hanno 7 e ci sono squadre come la Lazio che ne ha 2, che hanno Milinkovic, Savic e Vecino, che sono Uruguay e Serbia. Quindi io parlo delle prime della classifica di Serie A e quindi è chiaro che a discapito delle prime che hanno tanti giocatori fuori, può esserci quel contraccolpo di stanchezza. C'è da dire che in vista di un mondiale chi ha lavorato bene ha lavorato proprio sulla rosa, cioè avere almeno un ricambio per reparto e che sia all'altezza, non che entri il giocatore che deve crescere, che deve maturare, la riserva che non è all'altezza, perché se devi tenere le prime posizioni ti bastano 2 sconfitte che sei già quinto. Sì, vabbè, vero, quindi non puoi permetterti in qualche modo, no? E abbiamo ancora, sì, tra l'altro, qui ci portiamo forse troppo in avanti, però per esempio anche il mondiale successivo, che sarà Stati Uniti, Messico, Canada, sì, se non mi sbaglio, anche quello avrà delle date particolari, perché sarà anticipato, mi sembra che inizierà verso la fine di maggio, sì, per concludersi ai primi di luglio, anche perché forse credo ci saranno più squadre, se non mi sbaglio. C'è in corso, sì, questa cosa qua. E quindi anche, però lì i campionati saranno conclusi, però dovranno concludersi prima, molto probabilmente. Ci sarà una revisione del calendario, sicuramente. Poi distribuirle anche in più nazioni comporta trasferte maggiori. Vero, sì. C'è una questione anche logistica da dover tenere presente, che non è da poco, sebbene poi li ottimizzi tutti prendendo un aereo la mattina arrivando a giocare la sera, sì. Quindi c'è tanto dietro di organizzazione di calendario più che di campo, perché mi li sposterebbero anche negli stessi gironi, sì. Adesso un po', sì. Che in assenza dell'Italia tutti fin Inghilterra adesso? Sì, potrei dire che non mi interessa niente, ma dov'è? Sì, diciamo che tifo Inghilterra. Che ricordo che quando l'Italia non fu partecipe agli ultimi... Russia? Cos'era? Dov'era? Alle ultimi mondiali, sì, buona parte dei tristini tifavano Croazia. Per vicinanza, origine, insomma, essendo città così. E quindi... Io ero l'unico che 2 anni fa, quando era un anno e mezzo fa... Non dimmi che ti favi l'Inghilterra alla finale dell'Europeo. Andava bene qualunque, cioè se vinceva l'Italia, come, sono contentissimo. Cioè, l'Inghilterra ero contento di meno, ma comunque almeno vinceva. Devo dire la verità che in quella circostanza sono rimasto molto deluso dall'atteggiamento dei tifosi inglesi, eccetera. E questo è stata una cosa aspettiamo per me anche... di vedere il Brasile in questo mondiale. Quando giocano? È uno degli ultimi giorni, il girone G, giocheranno penso domani, okay, o stasera domani, mi pare domani. Perfetto, allora Bernardo, grazie per esserti fermato con noi. Noi chiudiamo e vi ricordo ancora, come dicevo prima, alle 18 l'appuntamento con Trieste in diretta e alle 19.30 l'appuntamento con il telegiornale. Il piombo dall'altra parte.